Ciao ragazzi, sentiamo anche qualche impressione al tavolo. Come stiamo andando con il torneo? Beh, diciamo che potrebbe andare decisamente meglio. Ne ho addirittura 1000 in meno dell'inizio, quindi diciamo che... Quanto hai adesso, ricordiamolo, a casa? Circa 28-29 mila chip. Ok. Però, quindi, insomma, basta un raddoppio. Esatto, stavo guardando. Sarà abbastanza facile, insomma. Con il double up risolviamo. Il tavolo com'è il tuo tavolo in questo momento? Lo dobbiamo dire piano com'è il tavolo. Il tavolo è un po' cooling station, per massimo, senza carte. Però vediamo, dai, c'è tempo ancora. Certo, tanto la struttura mi sembra che comunque aiuti. Iniziamo ad essere abbastanza short, però al contempo... Però non è collassato ancora, esatto, quindi ce la giochiamo, diciamo, dai. Va bene. Speriamo bene. Scusate. Non ti disturbiamo oltre, grazie mille e in bocca al lupo. Un saluto a tutti, da Piv, alla prossima. Ok, ai prossimi aggiornamenti. Noi intanto diamo anche un'occhiata alla sala. Come vedete, qui siamo nella saletta piccola, sullo sfondo vedete anche Pierpaolo Fabretti. Ecco, quello andiamo ad inquadrare. E volevo anche inquadrare il tabellone, ma come vedete siamo senza connessione in questo momento, ogni tanto cade e non viene aggiornato, rimane comunque l'aggiornamento di poco fa, qualche minuto fa, quando avevamo i bui a 49.000, avevamo, scusate, l'average stack a 49.194 con 3600 ante 50 per quanto riguarda i bui. Vi ricordo che alla fine di questo livello i tavoli verranno riuniti per continuare tutti insieme dopo le svariate pause cena. Infatti, come vedete, invece in quest'altra sala, la sala principale, vedete tutti i tavoli a riposo con gli stack che vengono sorvegliati dai dealer che rimangono appunto al tavolo. Noi vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti video. Vi ricordo che anche per oggi si giocheranno 10 livelli complessivi per poi arrivare al day 2 di domani con la reunion, diciamo così, dei field rimasti dai 2 day 1. Ciao a tutti ragazzi e ai prossimi aggiornamenti.